Aristotele distingue due tipi di virtù, le virtù etiche, le cosiddette virtù etiche e le virtù dianoetiche. Definiamo in primo luogo che cosa significa virtù, in greco arete. Virtù è il saper fare, la capacità, la potenzialità, da non confondere il termine virtù, così come lo usa Aristotele e così come lo useranno i filosofi rinascimentali, per esempio Machiavelli, con il termine virtù che invece viene utilizzato dai filosofi cristiani e dalla teologia cristiana. Allora, noi siamo abituati a pensare al termine virtù in termini di virtù cristiana, quindi una persona virtuosa è una persona che rispetta i comandamenti, che ha una condotta conforme a quelli che sono i presupposti morali, i dogmi della Chiesa Cattolica. Dunque, una donna virtuosa una volta era una donna che si asteneva dal sesso, dei rapporti sessuali prima del matrimonio. Un esempio banale, no? Di morale che evidentemente sconfinava in un ambito, quello personale, quello privato, che oggi laicamente siamo abituati a legare alla responsabilità e alla coscienza della singola persona, alla libertà della singola persona, no? Allora, una volta quando si parlava di virtù, si pensava immediatamente alla morale di riferimento per noi. Era la morale cattolica, ecco, una persona virtuosa la si vedeva, la si connotava in senso morale e religioso. Beh, l'insegnamento che ci viene evidentemente dagli antichi è di tutt'altro genere e ne poteva essere altrimenti, evidentemente. Quindi la virtù, arete in greco e nella visione di Aristotele in particolare, è virtù assolutamente laica, assolutamente legata a quella che è la natura dell'uomo, quindi è legata alla cosiddetta antropologia. Faccio un esempio banale. Virtù vuol dire portare a compimento, portare a realizzazione quelle che sono le potenzialità insite all'interno del singolo, della singola sostanza, se stiamo parlando dell'essere umano. Allora sarà portare a compimento quelle che sono le capacità, le potenzialità specifiche dell'essere umano. Se invece parliamo di virtù, supponiamo dell'aquila, stiamo parlando di portare a compimento, cioè di trasformare da potenza ad atto, quelle che sono le caratteristiche insite, le potenzialità insite nell'aquila, che evidentemente è un rapace, un predatore, vola alto e caccia, no? Gettandosi in picchiata su questo o quell'animale di piccola taglia. Allora diremo che un'aquila valente, un'aquila virtuosa, tra virgolette, è un'aquila che soddisfa appieno quelle che sono le sue potenzialità, le attualizza appieno. Nell'etica eroica del mondo greco arcaico, un uomo virtuoso, ovvero che possiede l'arete in sommo grado, evidentemente è l'eroe omerico, no? Più kleos, cioè più gloria, più fama, più considerazione da parte dei miei pari ottengo, più sono virtuoso. E dunque che cosa significa essere virtuoso, quindi possedere l'arete in sommo grado? Beh, se quella è un'etica militare, guerriera, significa essere valente, coraggioso in battaglia. E questo è anche il significato che originariamente aveva il termine Aristos, che vuol dire il migliore, ma Aristos, il migliore nel senso guerriero del termine, evidentemente. Poi Aristos, inteso come il migliore, cambia significato a seconda del significato che le società, le civiltà successive danno al valore di buono o di migliore, quindi quando cambia la visione morale cambia anche il contenuto del termine buono o migliore. In una logica cristiana, per esempio, della virtù dell'essere pacifico, del porgere l'altra guancia, del ritirarsi dal mondo per avvicinarsi a Dio, è la morale del monaco, no? Il perfetto cristiano, evidentemente.
Aristos non corrisponde più all'atteggiamento del guerriero omerico, che entra in contraddizione con il monaco. Il monaco è un pacifista per eccellenza, il guerriero non può essere evidentemente pacifista. Quindi capite come il significato delle parole cambi a seconda dell'epoca, a seconda del contesto. Nel contesto di Aristotele, arete indica comunque le virtù tipiche dell'uomo, dell'umano. E abbiamo visto alcune definizioni che Aristotele dà di uomo, di anthropos, lo definisce animale politico, politikon zoon. E allora, facciamo un ragionamento banale, virtuoso sarà quell'uomo che riuscirà a sviluppare, ad esprimere in maniera più idonea, più piena, quelle che sono le sue potenzialità di socievolezza e di attività politica, perché poi la socievolezza, la socialità per l'uomo greco si esprime all'interno della polis. Ecco perché il termine politico, politikon zoon, noi lo possiamo tradurre come animale sociale. Per il greco la polis e la società, cioè la politica e la società, tendono a coincidere, sono più o meno la stessa cosa. Siamo noi moderni che distinguiamo la società civile, che è composta dai singoli individui, il private man della tradizione anglosassone, dalle istituzioni politiche, dallo Stato. Quindi noi ragioniamo, distinguiamo questi due piani, quello della società civile e quello delle istituzioni politiche. Per il greco i due piani tendono sostanzialmente a coincidere. Quindi un uomo politicamente attivo, socialmente attivo, sarà un uomo più o meno virtuoso perché avrà realizzato quella che è la sua potenzialità di politikon zoon. Ma l'uomo è anche logikon, ed è fondamentalmente logikon zoon, cioè animale che possiede il logos, cioè che possiede la favella, la parola o il ragionamento, perché logos è una parola di ampio spettro di semantico, di tanti significati diversi e, come sapete, corrisponde al termine linguaggio, linguaggio inteso sia come pensiero razionale, organizzato, quindi strumento di conoscenza e di esposizione della conoscenza, significa quindi pensiero e significa anche proprio lingua parlata, lingua detta, dipende evidentemente dai contesti. Quindi dire logikon zoon, animale logico o animale razionale, che dir si voglia, significa che anche qui virtù dell'uomo è questa sua capacità di esprimere in sommo grado il logos, cioè il pensiero razionale, nonché il linguaggio. Allora, capite bene, perché prima tutta la tradizione, quella dei sofisti, dell'epoca di Socrate, qual è il collegamento che c'è tra il logos e la polis? Beh, in un agone come quello ateniese in particolare, che è agone politico-democratico, è il logos, è la parola, vi ricordate Protagora, a fare la differenza. Cioè il buon cittadino che partecipa attivamente alla vita politica è quello che va all'assemblea, che prende la parola, che argomenta la sua posizione, che fa vincere il suo partito, e quindi che è in grado di ben ragionare, ma in effetti la filosofia, socraticamente, platonicamente intesa, è esercizio, arte dell'esercizio del buon logos, del buon ragionamento. Il concetto di atto e potenza vale per tutta una serie di ambiti, quello metafisico, quello fisico. Ne abbiamo parlato come concetto, uno dei concetti base della metafisica di Aristotele. Se prendiamo questo concetto e lo applichiamo all'ambito dell'etica di cui stiamo parlando adesso, allora questo concetto, che ripeto, è, come dire, è un grimaldello, una chiave inglese che noi possiamo utilizzare in situazioni diverse per sviluppare ragionamenti diversi in aree diverse. Adesso stiamo parlando di etica. Allora, se etica è definizione di che cos'è virtù, cioè che cos'è capacità di fare il bene, di ben comportarsi, è una di quelle scienze che abbiamo definito pragmatiche, pratiche, cioè che non ti dicono come stanno le cose, non ha un valore descrittivo, ma ti dicono come devi comportarti. Quindi è un ragionamento volto a definire qual è l'azione virtuosa, cioè quali sono le azioni che ti fanno conseguire il bene.
Vabbè, allora, in questo ambito, che è l'ambito specificamente etico, se vogliamo utilizzare il concetto di atto e potenza, allora diremo che un atteggiamento virtuoso è un atteggiamento che traduce in atto, delle potenzialità di tipo evidentemente etico. Allora, abbiamo detto che l'uomo ha una serie di potenzialità, lo stavamo descrivendo, siamo partiti da due definizioni, animale linguistico, logico, razionale, zoon, logikon, zoon, e animale politico. Allora, se queste sono le caratteristiche di base dell'essere umano, sarà tanto più virtuoso, quindi agirà tanto meglio, quell'uomo il quale sarà in grado effettivamente di realizzare al massimo delle sue possibilità la sua natura di animale razionale, di animale linguistico, di animale logico, e di animale politico, quindi si realizzerà nella polis, nell'agone della polis, e si realizzerà nel discorso razionale, nella conoscenza, evidentemente. Chiaro? Questo è il senso dell'uso del concetto di atto e potenza in ambito etico. Allora, quindi partiamo da una definizione, che è la definizione di uomo, visto che l'etica riguarda gli uomini e non riguarda gli animali, anche perché gli uomini sono animali consapevoli in quanto animali razionali e dunque hanno, entro certi limiti, la libertà di scegliere la propria condotta. Un cane, un'aquila, evidentemente non hanno la libertà di scegliere come comportarsi, è proprio la natura di logikon zoon, cioè di animale razionale, di animale intelligente, di animale consapevole, che consente all'uomo di produrre, di formulare, di costruire un'etica, ovvero di porsi il problema del bene. Ok? Il problema del bene che ciascuno di noi poi si pone nella quotidianità. Come posso essere un bravo studente? Come posso agire bene relativamente a quella determinata cosa? Qui stiamo parlando per esempio della scuola. Questa è una questione etica. Questo tipo di questione etica, evidentemente, altre creature non se lo pongono in questi termini. È chiaro di che cosa stiamo parlando? Allora, realizzare in pieno la propria natura significa soddisfare queste due esigenze principali, che sono quella di essere animale razionale e di essere animale politico, animale sociale. E Aristotele poi distingue, dicevo, due ambiti. Il primo è quello dell'etica propriamente detta, e lì vale il criterio della misura, del metron, che è un criterio che poi ritroviamo in tutta la tradizione classica e che già era stato, diciamo, rappresentato dall'etica delfica, no? E lo avete trovato nei lirici greci, per cui dice Archiloco: addolorati nei mali, gioisci nelle gioie, ma non troppo, riconosci qual è la giusta misura. E in tutte le faccende umane, l'etica delfica consiglia, prescrive la giusta misura, il metron. E allora le virtù, in Aristotele, saranno degli atteggiamenti mediani tra due estremi, ambedue, diciamo, peccaminosi, se mi passate il termine, che riguarda la morale cristiana, evidentemente, in quanto eccessivi o in un senso o nell'altro senso. Per esempio, il coraggio sta a mezza strada tra la temerarietà e la vigliaccheria. Allora, in battaglia, se parliamo di coraggio in battaglia, coraggioso non è né il temerario, che non teme la morte, non teme nessuno, si butta avanti, rompe lo schieramento plitico, rompe la falange, magari si fa ammazzare e sguarnisce la falange, fa ammazzare anche i suoi compagni. Quindi un atteggiamento temerario è un atteggiamento non virtuoso perché è eccessivo da una parte, non temo assolutamente la morte. Poi c'è l'atteggiamento opposto, ovvero quello del vigliacco, che teme così tanto la morte da, anche qui, stesso risultato è lo stesso, butta via lo scudo, volge le spalle al nemico e scappa via. Si crea il buco nella falange e la tua schiera viene sconfitta dal nemico. Gli scontri tra greci si
svolgevano più o meno in questa maniera. Allora, vedete che sia l'atteggiamento del temerario, di quello che non teme per nulla la morte, sia l'atteggiamento di quello che invece la teme eccessivamente, sono atteggiamenti negativi. Tra l'altro, la negatività, come vedete da questo esempio, non ha soltanto un valore individuale, ha immediatamente un valore politico, sociale, perché con il tuo atteggiamento metti a rischio anche la vita dei tuoi commilitoni, che poi sono tuo padre, tuo fratello, il tuo più caro amico, schierati nella schiera oplitica accanto a te, a destra e a sinistra. Hai capito? Quindi io ho lo scudo qua sul braccio sinistro, la lancia nel braccio destro, con lo scudo copro la parte sinistra del mio petto, torax, e copro la parte destra del petto del mio vicino. Se io lo scudo mi cede il braccio, c'ho paura, e facevano così quando tu hai paura, perché devi affrontare la schiera nemica, e tu tendi lo scudo a spostarlo sulla parte destra del corpo per coprire integralmente la tua persona, no? Perché? Perché non ti fidi del vicino, di quello che sta alla tua destra. Anche lui, per istinto, per paura, tende a coprirsi. Così facendo, lasci sguarnito il fianco destro di quello che ti sta vicino, che ripeto, magari è tuo fratello. Anzi, loro erano schierati, i greci erano schierati proprio per clan familiari, no? Allora, capite che l'atteggiamento coraggioso, il termine medio, mediano, è di quello che non teme né troppo poco la morte. È chiaro che la morte la teme, però la sa dominare, quindi non fugge via. Non fa questo gesto, peggio ancora, non gira le spalle e scappa via. Il temerario invece è quello che non teme nulla e si slancia contro il nemico, ripeto, facendosi ammazzare lui probabilmente, e comunque quando tu crei un varco all'interno della schiera oplitica, a quel punto sguarnisci sia quello che è a destra sia quello che è a sinistra, e quindi la schiera ha minori chance di vincere lo scontro o di sopravvivere allo scontro. Allora, questo è un esempio di che cosa è il coraggio. Il termine medio lo possiamo applicare ad ogni circostanza, ad ogni situazione, no? E vale anche per culture diverse. Allora, questa etica mediana, per così dire, o del giusto mezzo, che si traduce nella metriotes tipica del mondo greco, della mediocritas latina, no? Di cui parla per esempio Orazio, aurea mediocritas, la mediocritas che non vuol dire la mediocrità in senso deteriore, termine che utilizziamo noi oggi in italiano, cioè un atteggiamento o un risultato mediocre è un risultato non pessimo, ma insomma, mediocre vuol dire 5, ecco, questa è l'idea, quindi non sufficiente. Mediocritas in latino significa la medietà, lo stare in mezzo, e lo stare in mezzo è simbolo, significa atteggiamento virtuoso, corretto. Questa idea è ripresa indubbiamente dai cristiani, è ripresa da quel Tommaso, da quel San Tommaso, cui vi ho accennato a più riprese, e a sua volta è ripresa da Dante Alighieri. Dante Alighieri, la sua commedia, no, la scrive intorno al 300. Dante Alighieri è studioso di San Tommaso d'Aquino, che è una generazione più vecchio di Dante Alighieri. Riprende quindi l'etica di Aristotele cristianizzata e quindi adotta questo tipo di visione. Vi faccio un esempio concreto. Nella prima parte dell'Inferno, i primi 7 gironi dell'Inferno, che dovreste aver studiato l'anno scorso, sono, come dire, imprigionati e puniti i peccatori. Quelli che hanno peccato in senso etico, cioè quelli che hanno praticamente peccato di ibris, per dirla alla greca, cioè che non hanno saputo tenere il giusto mezzo, sono stati eccessivi o in un senso o nell'altro. Per esempio, il canto di Paolo e Francesca, no? Quello, se non l'avete studiato, comunque ne avrete sentito parlare. L'amore, soprattutto nella visione cortese, l'amor gentile, il dolce stil novo, no? A cui si ispira Dante, si ispirano gli altri poeti, scrittori del dolce stil novo, evidentemente è un valore, non è certo un disvalore l'amare l'amore in quel mondo lì. Ma allora perché Paolo e Francesca sono condannati all'inferno?
Perché comunque l'amore è cosa naturale, è cosa buona e giusta, ma l'uso che hanno fatto dell'amore è stato, come dire, smodato, eccessivo, ovvero per troppo amore e per amore illecito, per infedeltà coniugale, no? La storia, questo mi capita, la conoscete, no? Alla fine Francesca tradisce il marito con il fratello Paolo, e quindi l'amore la spinge a commettere questo crimine di infedeltà, poi ambedue vengono ammazzati dal marito e dal fratello, evidentemente, un delitto terribile. Infatti, chi ha ammazzato è condannato a un girone più estremo, più profondo dell'inferno, perché è un omicida. Loro però hanno commesso un peccato per eccesso, cioè hanno usato una virtù, una qualità tipica dell'uomo che è assolutamente naturale e se usata nella maniera corretta, positiva, cioè l'amore, usata nella maniera corretta, amore diventa caritas o agape in greco, l'abbiamo studiato l'anno scorso se vi ricordate, ed è quel sentimento che ti porta in paradiso. Ma se lo usi male, in maniera smodata, ti condanna all'inferno perché ti fa commettere infedeltà, ti fa peccare di ibris, di superbia. Quindi l'amore va benissimo, ma deve essere diretto nella maniera giusta. Allora, questa è una rilettura, una riformulazione in chiave cristiano medievale del principio della metriotes, del giusto mezzo, della giusta misura, dell'etica aristotelica e un po', insomma, di tutto il mondo antico. Quindi vedete che c'è una continuità, sia pure nella differenza, perché poi l'etica cristiana evidentemente è differente, è riformulata in base a valori diversi, a una concezione antropologica diversa. Anche perché, ve l'ho già accennato, nella visione di Aristotele la felicità, che in greco si dice eudaimonia, che è, come dire, il risultato cui si giunge attraverso arete, attraverso la virtù, cioè una vita virtuosa, ti porta ad essere felice, quindi a farti guadagnare eudaimonia, la felicità. Guadagni eudaimonia relativamente però alla vita terrena, ecco perché questa visione si presta ad essere poi laicizzata dai pensatori umanistico-rinascimentali e laicizzata anche dall'uomo del XX secolo, perché lì la felicità si misura soltanto con il metro della terrestrità, cioè del qui e dell'ora. Una persona felice è felice in questa vita qui. Nella visione cristiana, prima ho citato la Divina Commedia che parla dell'aldilà, evidentemente, nella visione cristiana, eudaimonia, la felicità, ovvero la beatitudine, invece non riguarda tanto e soltanto questa vita qui, ma è una proiezione nell'aldilà, nella vita che verrà, è delle qualità che si sono messe in campo in questa vita qui. Quindi se io mi comporto virtuosamente in questa vita qui, andando anche incontro a sacrifici, una vita di penitenza, eccetera, eccetera, è perché miro a guadagnarmi la vera felicità, che non è quella che ottengo qui su questa terra in maniera provvisoria, perché poi muoio e tanti saluti, ma è quella che mi guadagno grazie alla salvezza dell'anima che è eterna e dunque anche la salvezza è eterna, o evitando la condanna dell'inferno che è altrettanto eterna. Quindi lì è in gioco il destino ultraterreno dell'anima. Vedete come cambia quindi la prospettiva. Nella visione dei greci, la visione di Aristotele, invece è relativa a questa vita qui. Aristotele, a differenza di Platone, lo abbiamo detto nell'altra lezione, non crede all'immortalità dell'anima, abbiamo detto che l'anima è forma del corpo, ma siccome l'essere umano è soggetto a generazione e corruzione, c'è cioè una sostanza terrestre, terrena, che vive qui sostanzialmente, vive e muore, quindi la felicità è un qualcosa che noi ci giochiamo hic et nunc, nel qui e nell'ora, in questa vita qui. Quindi capite che l'etica aristotelica per alcuni versi è assolutamente attualizzabile, perché la possiamo vedere in termini del tutto laici, quindi a prescindere da questa o da quella morale religiosa. E la nostra è indubbiamente una società laica, poi ognuno di noi può avere la sua fede religiosa, evidentemente il suo quadro morale di riferimento, tuttavia a livello, diciamo, di relazioni tra cittadini in un ambiente laico possiamo ragionare di felicità tutti insieme.
Va bene, l'altro ambito riguarda le cosiddette virtù dianoetiche. Allora, le virtù etiche, ethos in greco, vuol dire abitudine, costume, no? In latino lo traduciamo lo possiamo tradurre con mos, da cui deriva morale. Mos maiorum è il costume, l'abito, il modo di comportarsi degli antenati. Questa è l'etica degli antichi romani. È chiaro? Allora, dal termine latino mos, deriva morale, dal termine greco ethos, che è la traduzione di moso o viceversa, deriva invece etica. Chiaro, queste cose qui le sapete, viva Dio. Allora, come si forma il costume? Come si forma l'abito? Beh, si forma attraverso l'educazione, si forma con l'abitudine. Cioè, la maggior parte delle virtù etiche, in linea di massima, per gli stessi portatori delle virtù, è più o meno inconsapevole. Una persona ben educata è ben educata e agisce, per così dire, automaticamente, perché ha ricevuto, è un termine che utilizziamo, una modalità espressiva che utilizziamo anche noi. Diciamo che una persona è ben educata perché ha ricevuto una buona educazione, beh, in genere dalla famiglia, dai genitori, cioè è stata abituata, che ne so, a salutare, a rispettare le persone più anziane, a salutare quando entra e quando esce, a ringraziare quando riceve un dono. Non è che ogni volta che tu dici grazie a una persona stai lì facendo un ragionamento, lo fai, diciamo, in automatico se sei stato ben educato. D'accordo? Allora, le virtù etiche, per esempio quella del coraggio o quella dei corretti. Delle corrette relazioni amorose, come comportarsi in amore, la morale dei greci era piuttosto rigida per quanto riguardava la sessualità, almeno i rapporti tra uomo e donna. Beh, quella roba lì la impari a bottega, cioè la impari con i tuoi genitori o con i tuoi compagni, no? All'interno del tuo clan e così via. Le virtù dianoetiche, invece, dianoia in greco significa il pensiero. Nous è l'intelletto, la dianoia, la facoltà di pensare in maniera consapevole, il ragionamento complesso, per così dire. Le virtù dianoetiche invece richiedono un di più di consapevolezza, di intelligenza e così via. E le virtù dianoetiche annoveriamo, per esempio, Sofia, la sapienza, Phronesis, che è la saggezza, cioè il saper stare al mondo, il saper vivere. Anche noi oggi distinguiamo la sapienza come un sapere, un vedere le cose, quindi in termini puramente intellettuali, mentre la saggezza riguarda la capacità di applicare le cose che si sanno alla vita di tutti i giorni. Quindi saggezza è un sapere applicato, per così dire. Sapienza invece è un sapere più specificamente intellettuale. Non sempre la persona saggia è anche sapiente, non sempre la persona sapiente è necessariamente saggia, cioè tu puoi sapere tante cose, avere delle visioni intellettuali molto significative, ma poi nella vita di tutti i giorni non saperle applicare in maniera corretta, o viceversa puoi essere sprovvisto di grandi visioni intellettuali perché magari non hai avuto modo di studiare. Però la vita è stata una palestra, una scuola più che sufficiente per insegnarti la saggezza, cioè in greco phronesis, il saper stare al mondo, per così dire. Ambedue, sia Sofia che phronesis, evidentemente richiedono però quel di più di consapevolezza e di intelligenza che invece non è necessario per essere semplicemente coraggioso in battaglia, era l'esempio che vi facevo prima, o essere morigerato nei costumi sessuali, era l'esempio che facevo prima citando Paolo e Francesca e così via. È chiaro? Un'altra virtù dianoetica, per esempio, è episteme, che vuol dire scienza. Lì è ancora diverso perché Sofia è. La sapienza è collegata ai massimi sistemi, per così dire. Scienza, episteme, è collegata a saperi generali o più o meno settoriali che hanno contenuti intellettuali specifici. So, la matematica, la geometria, sono patrimonio dello scienziato, matematico, matesis vuol dire l'imparare la conoscenza in generale in greco, mentre il sapiente è colui che ha visioni più ampie, no? Che in qualche maniera vanno anche al di là della conoscenza della matematica e della geometria. Il saggio, dicevo, è invece il frenetico, cioè quello che la sa applicare. Poi c'è anche un'altra virtù, tecne.
che è la capacità tecnica, tecne in greco vuol dire sia tecnica, come l'abbiamo tradotto noi, sia arte, quindi anche la tecne, che è un sapere intellettuale consapevole, il saper fare, il saper essere un bravo scalpellino, un bravo calzolaio, il saper produrre poieticamente delle cose. Anche il poeta, evidentemente, o il musicista ha una sua tecne, cioè una sua virtù, che ha anche qui delle qualità sapienziali, ecco perché queste sono virtù dianoetiche. Ora, le virtù dianoetiche, lo capite bene, sono un di più, sono ancora più preziose delle virtù etiche. Le virtù etiche sono la base. Al di sopra delle virtù etiche, per così dire, ci sono le virtù dianoetiche. Perché ci sono le virtù dianoetiche? Perché le virtù dianoetiche attualizzano, realizzano a maggior ragione quella che è la natura umana. Perché la natura umana è di essere un animale razionale, un animale intelligente. D'accordo? Quindi più uso la mia intelligenza o più la uso in maniera appropriata, più realizzo la mia natura e quindi non sono vissuto invano. Del resto la conoscenza per Aristotele è assolutamente fine a se stessa. Si parla di bios theoreticos. L'ideale per Aristotele, non so se voi lo condividete, probabilmente no, ma insomma è una visione, è una delle tante possibilità. L'ideale etico esistenziale di Aristotele è il bios theoreticos, cioè dedicare la vita alla conoscenza per la conoscenza. La conoscenza è azione assolutamente fine a se stessa, perché tutti gli uomini sono naturalmente, come dice all'inizio della metafisica, sono naturalmente portati alla conoscenza. Sia dalla, diciamo, dalla conoscenza più terra-terra, che è quella della sensibilità, dei sensi, quindi nel conoscere godiamo, abbiamo piacere nel conoscere, sia nelle forme di conoscenza, quelle più elevate, che sono quelle di tipo scientifico, filosofico, evidentemente. Quindi più ci realizziamo nella conoscenza, più realizziamo la nostra natura umana, al punto che gli schiavi, doulos, douloi, a differenza dell'uomo libero, eleuteros, sono sì, degli strumenti animati, cioè sono uomini per modo di dire, perché? Perché lo schiavo, a differenza dell'uomo libero, non ha tempo, non può dedicare tempo, energie vitali alla conoscenza. Anche perché deve lavorare per il libero. In realtà è una società molto classista quella che è.